Bonjour ragazzi, bonjour mia family, benvenuti ad un nuovo vlog direttamente da rullo di tamburi dalla Sardegna. Se mi seguite su Instagram in realtà già lo sapete perché appunto già vi ho postato un sacco di storie e avete visto anche dove sono, ma sono a nord, vicino Olbia, in un posto che si chiama Budoni. Vi farò comunque un video dedicato alla struttura così vedete tutto il resort e vi spiegherò tutto, ma appunto oggi voglio prima filmare un vlog. Devo dire che in tantissimi avevate indovinato che sarei andata in Sardegna, anche se eravate un po' divisi tra Sardegna e Sicilia. Non vedo l'ora di tornare in Sicilia, ma stavolta sono nella meravigliosa Sardegna. Sono qui con Laura, che adesso è andata a far colazione. Io sono rimasta in camera per iniziare questo vlog e sistemare un paio di cosine. Adesso facciamo la skin care, mettiamo la crema e poi la raggiungiamo. Sto finendo di preparare le cosine che voglio portare con me. Ho preso, questa è la borsa da mare che ho portato, questa di Chanel in tela, che anche se si bagna non si rovina. E ho il telomare, le creme, occhiali da sole naturalmente, le chiavi della stanza. Devo solo fare la skin care e mettere la crema, rigorosamente protezione 50, poi sono pronta. Tra l'altro mi state riconoscendo in tantissimi qua in Sardegna, mi fa veramente tanto piacere e ve lo ripeto anche qui, se mi riconoscete fermatemi sempre, che mi fa davvero super piacere, cioè voi non potete immaginare quanto mi rendete felice quando venite da me, mi abbracciate, mi dite Nicole ti seguo, come stanno Gatto Denver, Gatto Stellina, che è la prima cosa che mi chiedete, quindi fatelo sempre, davvero mi rendete felice. Adesso ragazzi, penso di aver preso tutto, preparato tutto, raggiungo Laura e prima devo solo fare la skin care, vi faccio vedere i prodotti che utilizzo, che ho portato con me. Ok, vi ho posizionati sullo specchietto, cioè io veramente trovo sempre un modo per posizionare la video camera, non ci potete credere come vi ho sistemati, anzi se riesco ve lo faccio vedere, ho qui una trousse con lo specchio di Laura, cioè voi siete posizionati letteralmente sullo specchio, non so se si riesce a capire, sullo specchio quello piccolino, insomma, che ingrandisce le imperfezioni. L'ho girato e vi ho posizionati qui. Tra l'altro un cavalletto fai da te, perfetto veramente. Allora ragazzi, devo ancora lavare il viso, ho fatto la doccia ma devo lavare il viso e applicare le mie creme. E voglio farvi scoprire anche un prodotto che è un salvavita, soprattutto per l'estate quando fa caldo, sia da fare con la skin care la mattina e la sera che da portare sempre con voi. Ho provato ad aprire la finestra ma secondo me l'illuminazione è meglio così, perché se mi arriva la luce da dietro il viso è più scuro. Allora, detergente, questo già lo conoscete, è questo di Yepoda, skincare coreana. Vi ho parlato spesso di questo brand, non conoscevo la, cioè avevo sentito parlare ovviamente della skincare coreana che è famosissima, ma non avevo mai provato veri prodotti made in Corea. E questi sono fantastici, cioè io la mia pelle ringrazia tantissimo da quando li utilizzo. Questo è il detergente, si chiama The Bubble Double, eccolo qui, e sarà la terza confezione che utilizzo di questo e sono già a metà anche con questa. Vado ad inumidire prima il viso, preleviamo il nostro detergente che appunto è liquido nel vasetto, nella bottiglia, ma è una schiuma quando andiamo ad applicarlo, e vado a distribuirlo prima così sulle mani e poi andiamo a massaggiare per bene tutto il viso. Tra l'altro questo va benissimo sia per le pelli miste che per le pelli grasse, è anche molto molto delicato e non mi crea alcun tipo di problema, anche sulla mia pelle super sensibile. Insisto bene soprattutto nella zona T dove si formano le imperfezioni per chi ha la pelle mista come me, quindi naso, mento e fronte. Poi vado ad applicare il mio siero, questo lo applico in particolare quando fa molto caldo, sudo molto e quindi tendo ad avere imperfezioni. Questo è purificante ed è delicato ma esfoliante, quindi mi aiuta a rimuovere le cellule morte ed ha un effetto anche astringente, quindi perfetto per le pelli miste che tendono ad avere brufoletti, punti neri eccetera. Ne applichiamo una piccola quantità e andiamo a massaggiarlo su tutto il viso. Anche qui mi concentro sempre di più
sulle zone che tendono ad essere più problematiche, quindi la zona T, e poi lo applico su tutto il resto del viso. Hanno anche un buonissimo profumo questi prodotti, quindi mi dà un po' effetto spa rilassante. Poi crema idratante, vado ad utilizzare questa, ho anche la crema idratante versione più maschera per la notte, che è la lavanda fantastica di Epoda. Questa invece è la crema che utilizzo per il giorno, che è un pochino più leggera appunto, quindi va benissimo la mattina, e si chiama The Make My Day Cream. Questa è la quantità che ho, applico più o meno, e andiamo anche questa prima a massaggiarla un po' così sulle mani e poi vado ad applicarla. Naturalmente la portiamo anche giù verso il collo, così idratiamo bene anche il collo ed il décolleté. E poi il prodotto di cui volevo assolutamente parlarvi è questa, si chiama The Mist Have. Purtroppo l'ho quasi finita, ma è magica, ne uso a litri ogni giorno, specialmente adesso che sono qua in Sardegna che fa molto caldo e la mia pelle ha bisogno di idratazione. Questo è uno spray idratante e adesso vi faccio vedere, è semplicissimo da applicare. Oh, è fantastico, è rinfrescante, quindi è ottimo per dare un pochino di idratazione in più, specialmente in estate, perché veramente la nostra pelle ne ha bisogno, ma soprattutto è fantastico da portare sempre con sé. Io me lo metto nella borsa e a bordo piscina, quando sento la pelle molto accaldata, disidratata, vado e spruzzo la mia Mist Have, è fantastica. Infatti devo assolutamente prenderne un'altra, perché questa non mi durerà ancora tantissimo. Come sapete, per Epoda ho sempre un codice sconto per voi, ve lo lascerò qua in sovraimpressione, vi dà il 40% di sconto su tutto se lo utilizzate. Io non ci guadagno mai nulla, ci tengo sempre a sottolineare questa cosa, mi viene detto sempre, ma appunto ve lo lascerò qua in sovraimpressione, vi scriverò anche tutto giù nel box informazioni, trovate il link diretto al sito. E se spendete oltre 79 euro sul sito, la Mist Have ve la regalano. E ricordate anche che Epoda, essendo un brand molto serio, offre la garanzia di 30 giorni soddisfatti e rimborsati, quindi se non vi trovate bene con i prodotti potete restituirli ed avrete un rimborso completo entro 30 giorni. E come sapete ci sono pochissimi brand che offrono questa opzione, quindi penso che questo dica molto sulla serietà di questo marchio. E adesso ragazzi, la mia skincare è completa, metto solo ancora la crema con SPF e siamo pronti per uscire. Ok, sono super tutta impiastricciata con la crema 50. Adesso possiamo uscire, prendo le chiavi della stanza, possiamo uscire. Qui potete già vedere un po' del nostro resort mentre cammino verso la piscina, vado a raggiungere Laura e mi prenderò una spremuta fresca. Qui è meraviglioso, sempre pieno di farfalle, infatti non so se le vedete, e c'è una pace ed una tranquillità veramente imbattibili. Non so se le vedete tutte queste farfalle, bellissimo, è veramente bellissimo. Siamo quasi arrivati, che lì c'è il bar, mi prenderò una spremuta perché ho saltato la colazione stamattina, e lì c'è la piscina. Eccola qua la mia spremutina d'arancia fresca. Eccoci a bordo piscina, ho appena fatto il bagno ragazzi, la piscina è una meraviglia, veramente meravigliosa. C'è questo venticello fantastico, quindi non si soffre il caldo. Tra un po' in realtà andremo a pranzo, qui c'è Laura. Ciao! Purtroppo non ci fanno aprire gli ombrelloni a causa del vento, perché altrimenti è un po' pericoloso, quindi tra un po' ci metteremo all'ombra. Pranzetto, ho preso gli spaghetti con le vongole, tutto rigorosamente pesce, e poi le capelunghe, che non penso si chiamino così solo a Trieste, correggetemi se sbaglio, comunque sì, primo e secondo. Poi abbiamo preso da bere acqua naturale e aranciata. Ok, ho appena finito di filmarvi il room tour e il resort tour, perché vi faccio vedere anche le piscine e tutto quanto. Forse quando vedrete questo video quello sarà già online, non ne sono certa. Comunque adesso mi sono messa a bordo piscina, tra un po' mi tuffo, è meraviglioso, aspetto Laura che è rimasta a lavorare in camera, tra cui mi raggiunge, e
La mia vista in questo momento è questa, ragazzi. Che meraviglia. Che meraviglia. E visto che già lo so che me lo chiederete, con chi sono i gatti in questo momento? Sono con Neil. Neil è a casa mia ad Amsterdam a godersi i 13 gradi, il vento, il freddo e la pioggia, che lavora in smart working e quindi si sta lui con i gatti, il che mi fa stare molto tranquilla, recupera tutti i miei pacchetti dalle aziende e, ma soprattutto si coccola i gattoni e anche lui è contento, siamo un po' mamma e papà separati che, che si condividono i figli però sì, e poi in realtà quando torno rimane ancora per 4 giorni con me, quindi stiamo un po' assieme, quindi sì, sempre per i gattoni, dovevo dirvelo. E ci siamo cambiate, mi sono anche truccata, adesso stiamo andando prima a fare aperitivo perché sto costringendo Laura a fare aperitivo, perché non esiste che andiamo a cena senza fare aperitivo e poi andiamo a cena. Siamo, ho messo questo abito molto easy con la giacchetta perché vi devo dire che con il vento fa freddino. C'è la zona delle piscine dove eravamo prima e adesso andiamo verso il bar. Quanto mi piacerebbe fare un bagno notturno, peccato che non si può perché chiude alle 19. Troppo bello. È arrivato l'aperitivo Aperol Spritz. Ci hanno portato anche delle noccioline, delle patatine. Tra l'altro Laura dice no, no, io non voglio bere, io non voglio bere. Poi lo finisce in un attimo, cioè io non ho manco iniziato praticamente. Siamo qua a bordo piscina, guardate che meraviglia ragazzi. Eccoci qua a cena, post aperitivo, siamo ubriache tutte e due. Laura è imbarazzata perché sta dicendo anche lei cose scomode, cose no, che cose compromettenti. Comunque ragazzi, allora, come primo ho preso, sono gnocchetti sardi con pecorino e ragù. Non mi ricordo, pecorino e qualcos'altro comunque. E poi come secondo ho preso le patate al forno con il pesce bianco, questo è baccalà, ci sono anche un po' di olive nere. E poi ho preso un po' di prosciutto crudo. Tanto c'è anche il melone lì, potrei anche fare un po' di crudo e melone, che in realtà dovrebbe essere l'antipasto, però io quando vedo prosciutto crudo non resisto, non riuscirò mai a finire tutto, però ci proviamo. Da bere abbiamo preso semplicemente acqua naturale. Buon appetito! E per dessert ho preso la cheesecake al limone. Cena finita e siamo un po' fuori con la nostra classica caipirosca, che ormai ci vedono e da lontano già ce la preparano, tipo, perché già sanno. Cin cin. E dopo la caipirosca abbiamo ordinato un cosmopolita. Citazione Laura, non voglio bere. Cin. Tornata in camera ragazzi, devo dire che con il giubbino avevo freddo, cioè non mi aspettavo di aver freddo in Sardegna, ma devo dire che il vento oggi, essendo così forte, era difficile stare fuori e non mi sono portata cose più pesanti, non ho pensato di portare un maglioncino, non lo so perché forse ho sbagliato io, non mi sono ricordata perché effettivamente già anni fa quando sono stata a Sant'Antioco, nel sud della Sardegna, in provincia di Cagliari, c'era molto vento e quindi la sera tende a fare più freschetto così e non ci ho pensato, quindi non ho portato nulla, tipo un maglioncino, niente praticamente, solo questo giubbino jeans e l'altro che ho prestato a Laura, perché neanche lei si è ricordata di portare niente un pochino più pesante. Comunque mia famiglia, adesso io mi metterò al montaggio, sono a fuoco, sì, adesso io mi metterò al montaggio di questo video, quindi adesso vi do la buonanotte, vi mando un bacio gigantesco, spero vi sia piaciuto questo video, vi mando e vi do un abbraccio, venite qua che vi abbraccio fortissimissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.